Siamo subito alle ore 12:20, sto partendo da Thai, grosso modo dovrò andare sotto Conegliano al Phafer Rock, una roba del genere, non mi ricordo mai come cazzo si chiama. E boh, sono venuto fuori praticamente con un tipo. Ui, bella! Ho preso, ci vediamo dopo. Un tipo mortuario. Bella Fioi, sono arrivato praticamente all'entrata dell'autostrada, però ovviamente anche no, anche se però potevo andare con loro volendo, ma preferisco fermarmi qui un attimo. L'autostrada, potevo andare giù, vabbè. Era un passaggio, lo faccio un po' a piedi, sto colpo. Beh, insomma, ho trovato il mortuario, come dicevo prima. In più, mi sono fermato a parlare un po' di più, sono arrivato su anche dove, so dove abita adesso. In realtà, affermo che non è in caserma Udine, era in caserma Udine, però vive a Calalzo, quindi non vive a Udine. Okay? Mi ero sbagliato a scriverlo, avevo capito male. Niente, adesso sto andando verso il ponte, insomma, diciamo, faccio questa strada qui perché è molto meglio, non ci vuole di respirare merda. È la strada vecchia. Prima di questa, insomma, dell'autostrada e tutto il resto, c'era questa e bella lì. L'unica roba, ecco, che qui a ponte potrei fermarmi a prendere l'alcol, perché qua c'è il Lidl. Vado al Lidl un attimo, mi tiro un po' sbronzo, devo fare un po' un attimo di spazio perché ho 1,5 litri di acqua, mezzo litro, sai che è meglio che me la bevo subito l'acqua, peccato perché comunque buttare via dell'acqua non è che mi piace tanto, non è un bel segno. E poi basta, dai, ci vediamo magari più tardi. Ciao ciao. Devo andare da questa, io arrivo da questa. E dopo una bella cagata, forse è stato giusto così fermarmi qui, insomma, perché i tipi dovevano prendere l'autostrada. E boh, sarei praticamente già a Vittoria a sto punto, però chi se ne frega. Che bello sto posto, wow, una volta che ci vengo. E faccio questo video anche per far vedere, come dicevo ieri in bosco, altri eventi. E sì, così mi sono fatto sta cagata a bordo strada, di cui anche un ciclista è passato, ma visto bene mi sono pulito, va bene meglio, ho buttato via ormai mezzo litro di acqua, però quasi tre quarti l'ho buttato via, un quarto l'ho tenuto. E piccolo video per, wow, sono già scannato, no, non vado in su, vado da questa e così c'è meno caldo, meno sole e niente, insomma, si vede che loro andavano in giù e basta, così almeno vado anche al Lidl, mi prendo un po' da bere. Minchia scalini, sti cazzi, tanti scalini. E casomai quando arrivo a ponte, vi salto anche tutta la storia delle macchine, anche se si sente anche qua, si sente un po' l'odore da gas. C'è il metano qua vicino, non lo so, l'ho fatto l'anno scorso quel video. E bella, dai, a dopo. Castelletto, casa cantoniera, si nota, no? Mettiamolo giù. Questo è il ponte che dico sempre, dove c'è una figata sotto. Wow, azzurra, fantastico. Che dire, sono in Alpago,
dove cazzo non lo so, alla baita, tipo una specie di, insomma, un posto, ecco, in alpago. Ho trovato un tipo che mi ha fatto fare proprio tutto il giro del lago da Ponte nelle Alpi, e sono già a buon punto. Già pensavo di farmela quasi quasi a piedi, però insomma vado fin qua via e basta. Tipo molto simpatica, infermiera, e anche begli occhi, sinceramente, 52enne, bella lì. E niente, insomma, adesso mi faccio una, penso una piccola birrozza, e dopo procederemo a fare di nuovo autostop per andare verso Vittoria e poi Conegliano, e poi intanto comunque sono le meno 10:23. Allora, sono qua con Ilario Camatta, che mi ha dato uno strappo, è stato gentilissimo, e mi serviva proprio perché non me lo ricordo più il suo nome, e mi ha portato fino sotto Conegliano. No, è la prima volta che facevo sta cosa, per forza, prima bisogna chiedere per gentilezza, e adesso sono praticamente circa 10 km, forse anche un po' meno, da Cima d'Olmo, e boh, camminerò un po' e farò autostop come al solito. E intanto sono vicino, sono le 4 quasi, meno 5, sì, inizierò a bere tra un'oretta e basta, dopo. Che dire, sono a Cima d'Olmo, sono venuto con Eva, una signora ragazza nera del Ghana, ma di non mi ricordo più, mi sfugge, vabbè, comunque Centrafrica, molto simpatica, gentile, come quasi tutti i negri, insomma, sostanzialmente di colore, sono tutti così, e doveva fermarsi tipo 5 km prima, e niente, sono quasi arrivato alla festa praticamente. E adesso penso di bermi qualcosetta. Cibo ho già mangiato, perché ho mangiato 3 panini con il formaggio buono di San Pietro, fatto in malga, il sugo mi va a i funghi, e ho finito fuori la salsa tartara, molto buona. E adesso andremo verso la festa, in poche parole. Ci vediamo, penso, o stanotte o domani, boh, vediamo. A più tardi, forse, dai, comunque. Ciao. Allora, a Ponte nelle Alpi ho trovato sto affare, che adesso non si riesce a vedere tanto bene, però ti conta anche gli affari, i passi, proprio a pennello. Non so se funzioni, ma comunque. E quindi sono qui a Cima d'Olmo, sono già un po' ubriachino, e mi hanno detto tipo che sono 2-3 km verso questa via qua, e alla fine sono le 17:07, arriverò verso le 7:30, sì, alle 5:30, diciamo che sì, dai. Poi quando, se devo tornare, magari vengo qua e mi faccio un po' di attenzioni con l'albero. No, a parte questo, volevo aggiornare un attimo il video, perché è meglio, insomma, in un certo senso, anche perché comunque ho quasi finito la LEF da 6.6, che ho fatto una foto prima, e diciamo che in 4 ore e un quarto sono arrivato a Cima d'Olmo. Ho fatto grosso modo sui, che c'ho le zanzare che mi stanno attaccando, sui, non esagero a dire, sui 110 km circa, no, sti cazzi, 150 km, mi sono un po' meno, vabbè, comunque farò i conti dopo. Su questo video qui è solo di aggiornamento, anche se comunque sto andando avanti molto molto molto, e basta. Questo qua è a Cima d'Olmo, è tranquillissimo come posto, molto fico, diciamo, molto tranquillo, direi. A dopo, e dicevo già dopo prima, vabbè. Ah,
Gna. Gna. Vero che è brutta questa macchina. Ciao piccolo. Dio mamma che c'ho il peso io vecchio. Ah, va. Oh pallina, pallina. Ciao, ciao. Legna che è già lì tipo da un botto. Qui l'ora si è fermata alle 2:05, non si vede tanto. Si vede un cazzo praticamente. Però fidati che è alle 2:05. E tipo un chilometro e sono arrivato alla festa. Bella. A dopo. No, anzi, boh, forse non so neanche se faccio più video con questa macchina, perché se entro lì basta, è finito. Qua sembra, cioè, tutto un posto, tutto nel suo tempo. Non so, sembra fermo. Non so, è una cosa veramente strana. Bello così. Un cestino fottuto cazzo.